stava la madre sotto la croce. Il Venerdì Santo, il giorno dell'uccisione del Figlio di Dio e di Maria, sotto la croce troviamo Maria e lì il Figlio. La fa madre di tutti noi, suoi figli. Non era presente quando il Divin Figlio risuscitava i morti, sanava lebbrosi, miracolava storpi, ciechi, malati, e quando cacciava i diavoli dagli indemoniati. No, Maria in quelle occasioni non si mostrava, perché la gloria doveva andare tutta a Gesù Cristo, il Messia. Al momento della crocifissione, quando anche i miracolati si sono rivoltati contro Gesù ed è abbandonato anche dai suoi apostoli, l'addolorata esce dal nido d'amore divino per partecipare alla terribile morte di Gesù. E la corredentrice del genere umano doveva anche lei stare sul Calvario per iniziare a morire di una morte molto più penosa di quella istantanea, e il martirio spirituale. Maria si mostra pubblicamente accanto a Gesù come vera corredentrice e vera mediatrice, solo all'inizio e alla fine della vita pubblica del Figlio, come ad iniziare e suggellare l'opera del Figlio, a Cana e sul Calvario. La vita pubblica di Gesù è racchiusa dalla presenza di Maria, due momenti in cui ella agisce come compagna del Redentore. A Cana ottiene da Gesù il primo miracolo, manifestando la volontà di Dio che vuole far passare tutte le grazie dalle mani di Maria. Sul Calvario Maria è lì come vittima unita al Figlio, vittima per la redenzione di tutta l'umanità. Non si fa vedere Maria dagli altri nei momenti di gloria del Figlio, ma rimane accanto a lui sul Calvario, quando il Figlio è accusato di essere un malfattore, pazzo, indemoniato e bestemmiatore. Maria è lì, la pietà che patisce. Maria è stata cooperatrice del Redentore, corredentrice, compagna inseparabile nelle gioie e nei dolori di Gesù. Ha condiviso tutto con Gesù, anche il calice amaro della sofferenza, accettato, o meglio, voluto da Gesù per la redenzione di tutti noi. La forte fanciulla di Nazareth sotto la croce è rivestita dell'armatura della fortezza, e da Maria ciascuno riceve l'armatura perché nella battaglia che ha iniziato trionfi.